Adesso ascoltiamo la relazione della dottoressa, della professoressa Zina Flagella, presidente del corso di laurea in scienze degli alimenti e della nutrizione all'Università di Foggia e professore ordinario di coltivazioni erbacee. Pronto? Ringrazio innanzitutto gli organizzatori per l'invito a questa quarta conferenza nazionale dell'Ordine ed è con particolare piacere che ho accolto questo invito, non solo per la mia, per il coordinamento che ho nell'ambito di un corso di laurea in scienze degli alimenti e nutrizione umana, per cui ho una certa sensibilità a tematiche di nutrizione, ma anche per le ricerche nell'ambito sui cereali che svolgo da ormai un ventennio, che recentemente mi vedono impegnata su aspetti di nutrizione, su aspetti salutistici che si sono affiancati a quelli tecnologici. La relazione riguarderà la valenza funzionale dei cereali integrali e prenderà le mosse da una breve premessa sulla prevenzione delle malattie croniche possibile mediante l'utilizzo dei cereali integrali e poi una parte invece descriverà quali sono i composti bioattivi responsabili di questo effetto nutraceutico e brevemente anche le influenze ambientali e tecnologiche su questi composti bioattivi, quindi sull'attività antiossidante dei cereali integrali e un breve cenno necessario sulla biodiversità in relazione alla valenza nutraceutica delle diverse specie dei cereali ed infine un doveroso cenno a quello che è il claim, un claim salutistico, a quello che deve essere un claim salutistico e quindi anche alla biodisponibilità dei phytochemicals. È noto che l'86% dei decessi e il 75% della spesa sanitaria in Italia ed Europa sono causate da patologie cronico-degenerative che hanno tutte quattro fattori come minimo comune denominatore, fra cui una scorretta alimentazione. E in particolare le malattie cardiovascolari e i tumori sono la prima e la seconda causa di morte nell'ambito delle patologie croniche, purtroppo sono l'incidenza è molto elevata anche in Italia. Anche il diabete vede la sua incidenza crescere, ha visto la sua incidenza crescere negli ultimi anni e soprattutto a livello mondiale ma anche a livello italiano, in particolare il diabete tipo 2. L'obesità diciamo che ha un ruolo importantissimo nella causalità di molte malattie croniche proprio mediante l'incremento dei fattori di rischio e ha visto raddoppiare la sua incidenza dal 1980 ad oggi. A livello globale sappiamo che è in atto un vero e proprio paradosso alimentare per cui a fronte di 1 miliardo di persone denutrite o malnutrite abbiamo oltre 1,5 miliardi di obesi, persone sovrappeso obese e quindi il numero è superiore a quello chiaramente dei denutriti. In Italia sappiamo che il 10% della popolazione è obesa, più del 30% degli adulti è sovrappeso e i bambini soprattutto italiani c'è un'incidenza elevata di sovrappeso che è superiore alla media europea. Ovviamente la dieta è uno dei principali determinanti delle malattie croniche e si sa anche che la nutrizione è un importante fattore di prevenzione delle malattie. E qui di recentemente grande attenzione, come appunto diceva il collega che mi ha preceduto, è per gli alimenti funzionali, cioè quegli alimenti che oltre a fornire un apporto energetico e oltre ad avere una valenza nutrizionale vera e propria, consentono di migliorare il benessere agendo su particolari quindi funzioni fisiologiche, biologiche oppure prevenire malattie cronico-degenerative.
I cereali attualmente sono ancora i principali alimenti assunti dall'uomo e la principale fonte energetica sia di carboidrati complessi che di proteine, il 40% a livello mondiale, il 30% a livello italiano, e hanno chiaramente, forniscono un bilanciato apporto di nutrienti. Recentemente studi epidemiologici hanno associato l'utilizzo di cereali integrali a, appunto, alla prevenzione di malattie cronico-degenerative, quali appunto il diabete, malattie cardiovascolari, il cancro, ma anche l'obesità. E questo è mediato da effetti appunto sui livelli ematici del glucosio e sulla riduzione di colesterolo ematico e sulla anche effetto sazietà. È stato dimostrato appunto che l'utilizzo di cereali integrali è in grado di ridurre l'incidenza di diabete tipo 2 e si è visto anche che a parità di consumo di frumento, pasta e pane, l'utilizzo di prodotti integrali è risultato fortemente protettivo per l'insorgenza di diabete tipo 2. E questo effetto protettivo è stato più accentuato per i soggetti femminili rispetto che i soggetti maschili. Si è visto che l'effetto protettivo nei riguardi al diabete tipo 2 da parte di cereali integrali era più correlato al contenuto in fibra piuttosto che a quello in germe, e che l'incremento di 2 porzioni al giorno di cereali integrali aveva un effetto sulla riduzione del 21% di rischio di diabete tipo 2. Anche le malattie cardiovascolari è possibile che vengano prevenute con l'assunzione di cereali integrali, migliorando il profilo lipidico del sangue e anche riducendo l'assunzione di colesterolo. Hanno un'azione preventiva anche nei riguardi del cancro, soprattutto di quello al colon, e si è visto anche che sono in grado di ridurre l'indice di massa corporea e la circonferenza vita. Oltre a questo, anche di ridurre proprio il peso e l'adiposità. Quali sono i composti bioattivi in grado di esercitare queste funzioni nei cereali integrali? I composti bioattivi sono composti fenolici, in prevalenza acidi fenolici, flavonoidi e lignani, e tocoli, fibre e carotenoidi, che esplicano la propria azione fungendo da barriera contro stress ossidativo, che può avere un'origine endogena, prodotto dallo stesso organismo, o esogena dall'ambiente, e che può esercitare danni consistenti a livello molecolare, cellulare e ovviamente organico. E questi composti quindi sono tutti dotati di attività antiossidante elevata dei cereali integrali. Vediamo come, a confronto con i prodotti ortofrutticoli, l'attività antiossidante dei cereali, mais, frumento, avena e riso, è pari se non superiore a quella dei prodotti ortofrutticoli, che sappiamo hanno una notevole valenza nutraceutica. I composti antiossidanti dei cereali si ritrovano prevalentemente, vediamo, questo è lo schema di una cariosside di frumento, negli strati più esterni, che sono chiaramente ricchi di fibra e composti bioattivi, sono proprio quegli strati che con i processi di trasformazione tradizionale vengono eliminati. Per cui, e tra l'altro, c'è anche un piccolo problema, cioè in questi strati spesso si accumulano anche i residui e anche appunto metalli pesanti, micotossine. Però riorientando opportunamente i processi di trasformazione tecnologica, cosa si può fare? Si può eliminare parzialmente, con una decorticazione parziale, gli strati più esterni, ed eliminando solo il 4% della parte esterna, quindi della la sostanza secca del cereale, è opportuno eliminare il 90% dei residui. Per cui si preserva la valenza salutistica senza però incorrere nel rischio di sicurezza alimentare.
Le fibre sono appunto fra i principali componenti di questi strati esterni della cariosside, ma anche chiaramente si ritrovano nell'endosperma. Sono fibre sono i polisaccaridi appunto della parete cellulare, lignina e sostanze associate, cioè i fenoli e i polifenoli, che resistono all'idrolisi da parte degli enzimi digestivi umani. Sappiamo che le fibre sono sia insolubili, che aumentano la peristalsi intestinale, sia solubili invece, quali appunto le emicellulose, frutto oligosaccaridi o inulina, in grado di fungere da substrato per lattobacilli e bifidobatteri e ridurre colesterolemia e glicemia. Il frumento di per sé è un'importante fonte di fibra alimentare, addirittura nel Regno Unito i prodotti derivati del grano forniscono circa il 40% dei valori giornalieri di riferimento di fibra. Sappiamo che dobbiamo assumere più di 25 grammi al giorno di fibra a scopo appunto per il benessere sulla salute. I beta-glucani in particolare sono stati molto studiati per i benefici effetti sulla salute, sono molto presenti nell'orzo, soprattutto nell'avena, e sono importanti anche per la riduzione delle malattie coronariche. Gli effetti delle fibre sono a tutti noti, chiaramente, e quindi c'è un effetto sulla peristalsi intestinale, ma soprattutto anche dopo fermentazione sul trofismo dei colonociti, e quindi anche possono in qualche modo migliorare il trofismo e ridurre il rischio di cancro al colon anche. Le fibre solubili riescono appunto a ridurre l'assunzione di glucosio, la rapida assunzione di glucosio, quindi il picco glicemico postprandiale, e quindi può essere utile nei soggetti diabetici. Possono migliorare il profilo lipidico del sangue e anche ridurre l'assorbimento del colesterolo, e possono avere anche un effetto di sazietà, e quindi anche per chiaramente l'obesità possono essere importanti. La fibra è distribuita molto diversamente nelle diverse specie di cereali, frumento, avena, orzo, mais, e notiamo una notevole variabilità nel contenuto in fibra fra genotipi nell'ambito della stessa specie. La frazione insolubile della fibra prevale in frumento e mais, quella solubile in avena. Gli acidi fenolici più abbondanti sono per esempio l'acido ferulico della classe degli idrossicinamici, e altamente variabile sia nella granella integrale che nella fibra. I composti fenolici sono prodotti del metabolismo secondario della pianta, vengono prodotti in genere in risposta a stress ambientali che possono essere biotici o abiotici, e hanno un'elevata valenza antiossidante, e in essi si distinguono una componente solubile e una componente legata. Quella solubile appunto può essere coniugata o libera, e l'insolubile è quella strettamente legata alla parete cellulare e quindi rilasciata solo con idrolisi spinta. Vediamo che nei cereali, da questa slide, quindi mais, grano, riso, cosa vediamo? Che prevale la componente legata. Mentre a confronto le matrici degli ortofrutticoli vediamo che hanno una maggiore componente libera. Quindi i fenoli forniti dai cereali possono dare un apporto complementare rispetto a quelli forniti da frutta e verdura. Non si equivalgono. I composti fenolici più rappresentati nei cereali sono l'acido ferulico in particolare, che si trova in forma libera, solubile e legata, ma il rapporto è 0,1 a 100, quindi è prevalentemente in forma legata. C'è una variabilità ambientale enorme nel contenuto in fenoli, così come nel contenuto in altri nutrienti, nei vegetali. Vedevo prima l'olio di girasole con un contenuto in acido oleico e linoleico di un certo tipo. C'è un'enorme variabilità sia legata al genotipo, abbiamo genotipi alto oleico che quindi producono di girasole un contenuto fino al 90% di acido oleico, e quelli standard invece che sono quelli che utilizziamo, che hanno quella composizione invece con basso acido oleico, più alto acido linoleico. I carotenoidi sono presenti, sono fra i pigmenti più diffusi in natura e sono importantissimi nei processi fotosintetici delle piante, quindi anche chiaramente nei cereali, determinano però la colorazione degli sfarinati dei cereali.
e sono molto apprezzati dal mercato, agiscono come antiossidanti, matrici lipidiche di molti sistemi biologici, e nei cereali soprattutto prevale la luteina e il beta-carotene. Quindi la loro funzione è in veste di antiossidanti, chiaramente. I tocoli o vitamina E sono una famiglia appunto di 8 antiossidanti nei cereali di natura lipofila, alfa sono i tocoferoli e tocotrienoli. È stata osservata una certa biodiversità in relazione alla valenza salutistica fra le diverse specie dei cereali. In particolare, recentemente c'è stato un interesse crescente rivolto ai farri, sia il farro monococco che il di cocco che lo spelta. Questo interesse è a volte legato anche al problema della celiachia, però assolutamente non parleremo di questo, e il discorso è molto delicato, quindi poi magari ci saranno altre sedi, diciamo, altri momenti in cui qualcuno darà accenni su questo. In realtà qui parliamo solo della valenza salutistica, in pratica dell'attività antiossidante. In realtà si è visto che i farri presentano un'attività antiossidante più elevata rispetto al frumento duro e al frumento tenero, e che questa è correlata altamente col contenuto in tocoli. Facendo un confronto fra varietà moderne ed antiche di frumento, si è visto che il contenuto totale in fenoli e in flavonoidi non è differente, però il numero di composti fenolici nelle varietà antiche è più elevato rispetto al numero di composti fenolici delle varietà moderne. Questo potrebbe dare delle peculiari caratteristiche, diciamo, nutraceutiche, quindi alle varietà antiche, per la formulazione di alimenti funzionali. Anche in questo studio è stato riscontrato come l'attività antiossidante dei farri sia più elevata di quella del frumento duro e tenero, sia nella componente solubile che in quella insolubile. Importante dire che il contenuto di composti bioattivi nei cereali, così come in molte matrici alimentari vegetali, dipende molto dall'ambiente di coltivazione. In particolare è stato osservato che il contenuto in tocoli, steroli, folati e fenoli liberi e legati è correlato con la temperatura positivamente, con le precipitazioni con l'acqua negativamente. Cosa vuol dire? Che in condizioni di stress idrico e stress termico aumentano i livelli di questi composti nutraceutici. Quindi stimolare il metabolismo secondario significa migliorare la valenza nutrizionale salutistica di alcuni alimenti. Quindi se magari si produce un po' meno in un ambiente subarido, questa ridotta produzione potrebbe essere controbilanciata dal miglioramento di una valenza salutistica di quel prodotto. Anche le tecnologie di trasformazione hanno un'influenza sulla qualità salutistica dei cereali, in particolare sulla composizione della fibra. Per esempio, il processo di molitura decorticazione può essere modulato per ottenere prodotti derivati dei cereali che abbiano un diverso rapporto fra fibra solubile e insolubile. E anche la regolazione di parametri di essiccazione, estrusione e cottura può modificare la composizione in fibre. L'attività antiossidante degli sfarinati, diciamo dei derivati dei cereali, può essere anche modificata dai processi di trasformazione e può in alcuni casi aumentare liberando acido ferulico nel processo di estrusione, oppure ridursi se si formano dei polimeri che rendono quindi meno degradabili i composti nutraceutici. In uno studio condotto presso i nostri laboratori si vede come l'attività antiossidante del frumento duro a sinistra sfarinato integrale è più elevata di quella dei prodotti di trasformazione, semola e pasta. Però fra la semola e la pasta c'è invece un incremento, passando da semola a pasta, dell'attività antiossidante, che è dovuto alla formazione dei prodotti della reazione di Maillard.
necessario però, quando si parla di alimenti funzionali, è sapere cos'è un claim salutistico ed anche valutare la biodisponibilità di questi composti. Non è importante solo che ci siano, ma anche che siano biodisponibili, perché abbiano un effetto poi sull'organismo. I claim, quindi delle indicazioni su un alimento, che possono essere anche figurative, anche immagini, sono normate a livello europeo e si distinguono claim nutrizionali, quindi che riguardano appunto apporti energetici di un alimento o di un particolare nutrienti, e claim salutistici che riguardino invece come questo alimento possa avere un effetto o una relazione con la salute o con la prevenzione di malattie. Uno studio condotto presso l'Università di Bologna ha visto a livello cellulare un effetto di estratti fenolici di frumento sul appunto citoprotettivo e antiproliferativo su colture cellulari di cardiomiociti e cellule cancerose, e si è visto che avevano un effetto consistente e che c'era una correlazione fra l'attività antiossidante misurata in vitro e queste potenziali proprietà salutistiche, il che faceva pensare quindi che un incrementato apporto di prodotti derivati da granella di frumento duro potrebbe essere una strategia di prevenzione. Non è però sufficiente lavorare su sistemi cellulari in vitro, è necessario passare a valutare l'effetto poi sistemico. E sappiamo che la biodisponibilità, per esempio, dei polifenoli è condizionata da moltissimi fattori e va valutata. Questi possono essere la matrice in cui i polifenoli si trovano. Abbiamo già visto che se sono quelli legati alle fibre sono rilasciati con più difficoltà, non solo fattori di processo, poi anche fattori legati all'ambiente intestinale, al microbiota, a fattori esterni. Non solo, ma i polifenoli possono subire dopo l'assorbimento anche delle ulteriori modifiche con processi di coniugazione, quali la metilazione, la solfatazione e la glucuronazione, che ne possono influenzare la biodisponibilità e quindi l'efficacia. Ovviamente gli stessi fenoli sappiamo che quelli liberi sono liberati sono liberati più facilmente nel lumen intestinale grazie alle esterasi dell'intestino, ma quelli invece legati alle fibre sono poi rilasciati più lentamente grazie agli enzimi del microbiota intestinale. E quindi il consumo regolare di fibra e di cereali integrali può determinare effetti benefici sulla salute proprio grazie a un lento e continuo rilascio nel flusso ematico di composti fenolici della fibra nel colon. In pratica si è proposto che una presenza continua di una concentrazione relativamente bassa di composti fenolici potrebbe esercitare effetti benefici anche maggiori di un picco di concentrazione di antiossidanti a livello plasmatico subito dopo di ingestione di un alimento molto ricco in polifenoli. Non basta valutare la biodisponibilità, dobbiamo anche verificare che dopo che l'alimento sia stato quindi assorbito si riscontri di elevata attività antiossidante, si riscontri attività antiossidante anche nel plasma, nel siero. E in questa figura vediamo come varia l'attività antiossidante ponendo 100 il punto 0 dopo la somministrazione di uno sfarinato di frumento, di un lisato di frumento di elevata valenza nutraceutica. Si osservano due picchi di attività antiossidante in blu, che potrebbero essere compatibili, il primo con un assorbimento rapido degli antiossidanti liberi più biodisponibili, il secondo con un assorbimento ritardato riconducibile probabilmente alla componente fenolica legata. Quello che si vede è che l'andamento dello stato ossidato del siero in rosso
è esattamente speculare come andamento rispetto a quello dell'attività antiossidante. In conclusione, quindi, in letteratura è stato riportato un ruolo dei cereali integrali nella prevenzione di malattie croniche. Si sono individuati quali sono i composti bioattivi responsabili di questa valenza funzionale, composti fenolici, carotenoidi e tocoli, e è noto che le variabili ambientali, però, così come quelle genetiche da biodiversità, possono influenzare molto il contenuto di questi composti, così come i processi tecnologici, che influiscono molto nel rapporto fra fibra solubile e insolubile. Inoltre, è necessario per un claim salutistico avere serie evidenze scientifiche che devono essere validate poi dall'EFSA. Si è visto che il consumo regolare di cereali integrali potrebbe determinare effetti benefici anche superiori sulla salute rispetto a una risalita rapida di attività antiossidante nel sangue mediante un lento e continuo rilascio nel flusso ematico di composti fenolici della fibra alimentare e dal colon. Per concludere, è importante accennare che è in corso ormai da anni una rivisitazione della piramide alimentare che prima vedeva i prodotti di cereali raffinati alla base della piramide pasta e pane e che ora invece li vede spostati a destra verso l'apice, lasciando alla base i cereali integrali, ce li ritroviamo ma non come prodotti raffinati, come cereali integrali insieme ai legumi. In questo scenario in evoluzione, un'opportunità per i cereali può essere quella di alimentare un mercato di alimenti funzionali, essendo sia veicolo di composti bioattivi e quindi per la produzione di alimenti funzionali, sia modulando le tecnologie di trasformazione, come dicevamo prima, per rendere più disponibili invece quei composti bioattivi che hanno un'elevata valenza quindi nella prevenzione di malattie croniche e quindi anche più ricchi in fibre. Con questo ho concluso e ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo la professoressa Flagella per la bellissima esposizione.